Uomini e donne di Maria De Filippi sono trasmessi per più di 20 anni. Il programma trasmesso ogni giorno da lunedì al venerdì mantiene la compagnia al pubblico italiano. Ogni giorno finirò alle 1445 un nuovo episodio inizierà. Negli ultimi anni ILS Celta per combinare sia il trono classico che il trono over. Lo scopo in sostanza è lo stesso. Donne e uomini arrivano nel programma per cercare l'amore. Sono completamente coinvolti conoscendo donne e uomini del parterre per il trono over. Mentre per il trono classico la forma tra tronista e leta, la differenza tra i due troni è che nel classico i partecipanti non possono sentirsi al di fuori del programma, oltre a cercare amore. Tuttavia, non c'è carenza di discussioni continue anche con i due commentatori che sono in studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari da anni hanno svolto questo ruolo e soprattutto ha avuto diverse discussioni sull'anni con alcune persone che hanno preso parte al programma. A proposito anche queste Pinucci. Ecco cosa è successo a Pinuccia del Trono. Pinuccia è un'ex signora della femmina parterre del trono over di uomini e donne. La signora di Vigevano aveva una conoscenza con Alessandro, un signore del parterre maschile di 90 anni all'interno del programma. Dopo una breve conoscenza, l'uomo decise di avere solo un'amicizia con Pinuccia. Tuttavia, la donna non si arrese su lui e cercò più volte di voler uscire con lui dichiarandosi innamorati lui. Precisamente per questo comportamento morboso del suo Alexander nei confronti di Alessandro. Le discussioni egli con Cipollari. Stato sempre più su così tanto che diverse volte è scoppiata. Pinuccia in lacrime. Pinuccio trono sopra l'atteggiamento di Pinuccia. Spesso prepotente e arrogante. Era diventato sempre più incessante così che Maria De Filippi doveva intervenire. Il presentatore raramente si espone direttamente ma questa volta doveva farlo. In effetti, ha cercato di farlo capire tra lei e Alessandro Oder non ci potrebbe essere altro che un'amicizia. Dopo un altro grido della donna, il presentatore le fece capire che la sua partecipazione al programma non era più adeguata. Il programma rimane un momento di luce per tutti e non di tristezza. Essere allora innamorati la sua presenza non aveva senso. In effetti, Pinuccia ha smesso di partecipare a Uomini e Donne. Ecco cosa ha fatto l'ex signora di Vigevano. La relazione tra Pinuccia e Alessandro cessò poiché la donna non era interessata a un'amicizia. Il suo comportamento morboso spinto Alessandro lo ha bloccato sui vari profili sociali. Per il momento Pinuccia non è tornato a Uomini e Donne e chissà se lo vedremo nella nuova stagione di settembre. Pinuccia di Uomini e Donne nel frattempo. Tuttavia, l'ex signora di Vigevano si è lanciata nel mondo della musica con un singolo estivo. Uomini e Donne. Questo è il titolo. La canzone è un tributo al programma e il presentatore. Pinuccia non è il primo a lanciare se stesso nel mondo della musica. Prima che la sua Angela provasse come favolosa cubista,